L'obiettivo principale oggi è vedere assieme lo svolgimento dell'esercizio di laboratorio, quindi capire come, dato un problema o uno scenario descritto in linguaggio naturale, sia possibile andare a scrivere dei casi d'uso che descrivono gli aspetti funzionali del sistema informativo. Partiamo dal laboratorio di questa settimana. Allora, il problema è quello di andare a definire i requisiti funzionali di un sistema di pianificazione degli incontri tipo Doodle. Quanti di voi avevano sentito parlare di Doodle prima di leggerlo in questo esercizio? Due, ok. Una minoranza sicuramente. Doodle permette di tenere, di fissare un incontro, meeting, tenendo presente le disponibilità dei diversi partecipanti. In realtà le funzionalità di Doodle sono leggermente più ampie, ma queste sono quelle di base. Quindi, come funziona? L'organizzatore di un evento deve definire un sondaggio fornendo l'argomento, un titolo e le proprie generalità. Cioè, partendo da Doodle, vuole andare a pianificare un evento, quindi crea come primo passo il sondaggio, invita i partecipanti e poi alla fine decide. Quindi iniziamo prima a selezionare un evento. Dobbiamo mettere un titolo, cena / pranzo di Natale, descrizione, incontro prima di Natale tra studenti, nome, l'organizzatore, indirizzo, il mio indirizzo di posta. L'indirizzo è fondamentale perché poi le comunicazioni vengono fatte tramite email. Passo successivo. Devo andare a selezionare le date in cui può avvenire questo evento, questo incontro. Per cui non a novembre, diciamo che lo facciamo a dicembre, potrebbero andare bene tutti i giorni, magari non la domenica 16, quindi dal lunedì al venerdì, dal 17 al 21. Quindi queste sono le date in cui può essere collocato l'evento o l'incontro che vogliamo andare a pianificare. Fornisce le proprie generalità, deve poi selezionare i giorni in cui potrebbe essere collocato l'evento e indicare le fasce orarie. Quindi dopo aver selezionato i giorni, andiamo a selezionare le fasce orarie. Possiamo dire che la prima possibilità è a pranzo, la seconda possibilità è a cena. Potremmo anche mettere un orario, quindi invece di indicare pranzo o cena potremmo mettere 12, 14 e per la cena mettere 20, 22. Possiamo copiare queste possibilità sotto, quindi mettiamo che tutti i giorni che abbiamo selezionato prima, le due fasce disponibili sono quella di pranzo e quella di cena. A questo punto
abbiamo dato le nostre generalità e definito il titolo dell'evento. Abbiamo selezionato le date, abbiamo dato le fasce orarie possibili, in questo caso sono uguali per tutti i giorni, potremmo anche farle in orari diversi a seconda delle disponibilità e delle nostre scelte. Passo successivo, possiamo definire altri dettagli che non ci interessa in questo momento, quindi facciamo un sondaggio di base. A questo punto siamo arrivati qui. Il sistema considera aperto il sondaggio e crea un URL che può essere inviato ai partecipanti. Possiamo fare in due modi, possiamo inviare noi via mail l'URL oppure chiedere a Doodle, fornendo una serie di indirizzi, di farlo lui. Diciamo che lo facciamo noi nel modo più semplice. A questo punto l'URL che è stato generato è questo. Possiamo inviare automaticamente un'email, possiamo condividerlo su Facebook, possiamo fare un tweet. Diciamo che lo facciamo nel modo più semplice, se copiamo l'indirizzo e andiamo a mandare l'email a tutte le persone invitate. Quindi scriviamo un'email a qualcun altro invito indirizzo del Politecnico, invito pranzo cena di tale, inserisci le tue disponibilità qui. A questo punto inviamo l'email prima o poi l'email arriverà, la persona aprirà il suo browser, incollerà l'indirizzo e si ritroverà i dettagli dell'evento. Metterà il proprio nome e andrà a dire quali giorni sono per lui disponibili. A pranzo non va bene, va bene a cena giovedì e venerdì. E questo è il partecipante. Quindi ogni partecipante, seguendo il link ricevuto, accede a una pagina in cui sono mostrate tutte le opzioni e può indicare quelle di sua preferenza. Stiamo facendo questo. A questo punto il partecipante ha sottomesso le proprie preferenze.
il nostro organizzatore avrà un link per poter andare a visualizzare le informazioni, in particolare potrà andare a vedere chi ha aderito e in quali giorni è disponibile. Quindi scopre che c'è un partecipante per la cena di giovedì e un partecipante per la cena di venerdì. Nel frattempo, altri partecipanti possono andare a inserire le proprie preferenze . La cena del giovedì va bene, anche il pranzo e il pranzo del mercoledì per Mario. Sottomette e il nostro amministratore può, utilizzando il solito link, andare a vedere che nel frattempo ci sono altre disponibilità e scopre che, ad esempio, in questo momento la massima disponibilità è per la cena del giovedì. Quindi durante questa fase l'organizzatore può visualizzare lo stato del sondaggio e capire quali sono le opzioni più popolari. Alla fine l'organizzatore decide di chiudere il sondaggio e in base a quali sono le scelte più popolari calendarizza l'incontro. A questo punto l'amministratore può decidere di chiudere il sondaggio, quindi chiude il sondaggio, queste sono le scelte, il sistema gli propone già la cena del giovedì perché è quella che ha più opzioni, l'amministratore, l'organizzatore potrebbe anche cambiare e andare a dire che invece sceglie il mercoledì. Quindi la decisione finale spetta all'organizzatore, soprattutto ad esempio in presenza di più opzioni che hanno lo stesso numero di preferenze. A questo punto salva e i partecipanti, seguendo il link, possono andare a vedere la scelta dell'organizzatore. Quindi il nostro partecipante vedendo il link vede che il sondaggio è chiuso e la scelta è stata per giovedì dalle 8 alle 10 e qui vede l'elenco di tutte le scelte fatte, quindi questa è stata quella selezionata. Quindi quello che vediamo scritto qui è il racconto di quello che abbiamo visto in pratica fatto e svolgersi utilizzando Doodle. Che cosa dobbiamo fare? Non facciamo il passo iniziale che è quello di andare a capire cosa sta dentro, cosa sta fuori, il contesto che ci interessa. È abbastanza ovvio, quindi in un sistema più complesso probabilmente lo dovremmo fare, in questo caso è abbastanza chiaro che cosa è dentro e cosa è fuori. Dobbiamo identificare gli attori e i relativi obiettivi. Qual
quali sono gli obiettivi e quali sono gli attori soprattutto. Allora, già nel giochino dei due browser è ovvio che ci sono almeno due ruoli, l'organizzatore e i partecipanti. Quindi gli attori che sono coinvolti in questo, interagiscono con questo sistema, sono due. E li andiamo a disegnare e rappresentare utilizzando un diagramma dei casi d'uso. Gli attori, abbiamo detto, sono l'organizzatore, e il partecipante. Fin qui tutto abbastanza semplice, spero. Tutti d'accordo? Avete dubbi? Vi vengono in mente altri attori? A questo punto ci interessano gli obiettivi. Secondo voi, se io scrivo organizzare la cena di Natale, questo è un obiettivo? Allora, per essere un obiettivo, sì, è un obiettivo. Okay. Ma non è un obiettivo che ha a che fare con il nostro sistema, perché è decisamente molto più di alto livello. Se volete, invece di andare lì a organizzare la cena di Natale, organizzare un evento, per essere più generici, ecco, questo non è un obiettivo che un utente raggiunge semplicemente tramite il sistema, un obiettivo molto più di alto livello. Quindi, se pensiamo ai nostri vari livelli di casi d'uso, se proprio vogliamo mettere un obiettivo di questo tipo, questo potrebbe essere un caso d'uso di livello summary. Okay? Tutto il sistema ci permette di fare questa operazione. Anche perché ricordatevi che il caso d'uso è un qualcosa che viene svolto in una seduta ristretta. Okay? L'attore arriva, si siede, interagisce col sistema per un tempo limitato e si alza contento perché ha raggiunto il suo obiettivo minimo. Quindi ha un tempo limitato. L'organizzazione dell'evento, noi prima abbiamo fatto la simulazione molto accelerata, ma in generale le risposte arrivano in un tempo molto più lungo, un giorno, una settimana, quindi
Sicuramente l'organizzazione dell'evento non è un caso d'uso di livello user. Ricordatevi i tempi e anche la complessità, perché in generale un caso d'uso dovrebbe essere descritto in da 3 a 9 passi, e chiaramente per andare a descrivere un caso d'uso di questo tipo i passi dovrebbero essere molto di più. Quindi sia la complessità che l'estensione temporale ci indicano che questo è un po' più grande di quello che dovrebbe essere un caso d'uso di livello utente, user, goal. E quindi questa, se volete, è la regola che ci permette di capire se questo è a livello giusto o è troppo alto. L'organizzare un evento è l'obiettivo generale del sistema, per cui il sistema è stato pensato, non è l'obiettivo di una particolare interazione. Quindi, se volete, questo lo possiamo tenere quassù in cima, ma andare a dire, aggiungo uno stereotipo. Lo stereotipo è un'etichetta aggiuntiva che io posso mettere ai casi d'uso, in realtà a tutti gli elementi UML. Aggiungo uno stereotipo e lo chiamo summary. Quindi questo è un caso d'uso di livello summary. Okay. Quelli che ci interessa identificare in questa fase sono i casi d'uso di livello utente, quindi quelli relativamente semplici e che possono svolgersi in un tempo limitato. Okay, quindi attenzione all'orizzonte temporale e alla complessità. Laurearmi in 2 anni con 110 e lode è un obiettivo, ma sicuramente non è di livello user goal, perché è decisamente complesso e richiede un tempo ampio. Sostenere un esame è al limite, perché l'esame normalmente comporta un paio d'ore. Se dentro sostenere l'esame mettiamo anche tutta la parte precedente, quindi la prenotazione, andare in aula e poi a registrare il voto, allora sicuramente questo non è un caso d'uso, perché si estende su un orizzonte temporale che abbraccia parecchi giorni. Prenotarmi per l'esame, questo sì è un caso d'uso, perché è un qualcosa che io svolgo in un'unica seduta, in un tempo limitato e con un numero di passi ridotto. Quindi questo organizzare un evento non è un caso d'uso di livello utente, user, può andare bene per andare a fornire un'idea generale di cosa fa il sistema. Infatti una delle richieste dell'esercizio, quella seguente, descrivere un caso d'uso di livello summary che illustri l'uso generale del sistema, ecco, questa potrebbe corrispondere al descrivere questo caso d'uso. Abbiamo poi i casi d'uso più concreti. Quali sono? Se richiamiamo il nostro esempio di prima, abbiamo alcune attività che sono molto semplici e ben definite. Quindi immaginiamo una sessione col browser, apro il browser, faccio qualcosa, nel momento in cui io lascio il browser, ecco, il mio caso d'uso potrebbe considerarsi concluso.
o poco più di quello. Quindi un caso d'uso potrebbe essere quello di creare l'evento o creare l'incontro, come chiamato nell'esercizio. Creare l'evento, definire l'evento, definire l'incontro, avviare il sondaggio, ok? Le formulazioni sono diverse a seconda di dove mettiamo, che termini utilizziamo e dove mettiamo il focus della nostra attenzione. Un altro caso d'uso simmetrico a creare l'evento è quello di chiudere l'evento. Nel momento in cui il nostro organizzatore decide di chiudere l'evento e decidere una data per calendarizzare l'evento, ecco, a questo punto abbiamo il caso d'uso chiudere l'evento. Vi faccio notare che una volta che voi scegliete un termine dovreste cercare di mantenerlo, per cui se lo chiamate evento, chiamatelo evento sempre, se lo chiamate sondaggio va bene, se lo chiamate incontro di nuovo va bene, attenzione a utilizzare possibilmente lo stesso termine in maniera consistente e magari a definirlo. Quindi in un documento di requisiti che potreste dover scrivere, in un caso reale la terminologia deve essere definita prima. È utile non soltanto al lettore ma anche per voi stessi, perché una volta che voi avete deciso qual è il termine da utilizzare, a questo punto non commettete più errori. Il partecipante invece che cosa farà? Questi sono casi d'uso che riguardano sostanzialmente il nostro organizzatore. Il partecipante cosa fa? Indicare le preferenze. Se ripercorriamo il nostro esempio di prima, ci sono altri due casi d'uso. Il caso d'uso in cui l'organizzatore visualizza qual è lo stato temporaneo del sondaggio e quello in cui, alla fine, il partecipante vede i risultati del sondaggio. Quindi visualizzare stato, e visualizzare decisione. Questo riguarda il partecipante e quest'altro invece riguarda l'organizzatore.
Dubbi, idee alternative, altre cose che vi sono venute in mente, difficoltà che avete trovato durante lo svolgimento? Sì. Possiamo andare a dire che l'organizzatore è un caso speciale di partecipante. Attenzione a come mettete la freccia perché questo è l'errore più comune. Quindi la freccia non è da partecipante a organizzatore, ma è viceversa. Cioè l'organizzatore è un partecipante con in più altre caratteristiche. In effetti l'organizzatore potrebbe anche lui indicare le preferenze e visualizzare la decisione, ok? Anzi, ragionevolmente dovrebbe farlo, dovrebbe essere addirittura il primo che crea il sondaggio, inserisce le proprie disponibilità e poi verranno gli altri. Un'altra cosa che potremmo voler fare è andare a indicare il fatto che questo caso d'uso di livello summary include tutti questi casi d'uso di livello user goal. Quindi questo include quest'altro, include questo, include questo e quest'altro ancora. Chi è che ha a che fare con questo caso d'uso? Beh, ragionevolmente entrambi gli attori, quindi questo attore l'organizzatore eppure il partecipante. Allora, questi ultimi due tratti, volendo, possiamo anche risparmiarceli perché è ovvio che se l'organizzatore partecipa a creare l'evento, che è incluso da organizzare l'evento, l'organizzatore partecipa a organizzare l'evento. Ok? Quindi questo e questo potremmo anche non indicarli. Ok? Un altro aspetto che possiamo decidere se inserire o meno dentro questo diagramma è questo caso d'uso di livello summary. Anche perché questo ci crea tutta questa ragnatela di legami di tipo include, che sono ovvi, cioè è ovvio che ci sarà un caso d'uso di livello summary che include tutta una serie di casi d'uso di livello user goal. E questo è tutto sommato abbastanza difficile da leggere. Confrontate questo diagramma con un altro che vi creo
al volo in cui abbiamo l'organizzatore, il partecipante. Notate che l'associazione, la generalizzazione tra organizzatore e partecipante è già stata memorizzata prima, quindi quando io li metto entrambi, automaticamente mi viene riproposta. Per cui l'organizzatore crea l'evento, alla fine lo chiude, visualizza lo stato, mentre invece il partecipante indica le preferenze e visualizza la decisione. Quindi questo è un diagramma con soltanto i casi d'uso di livello user role. Mentre quest'altro, quello che vi ho insegnato prima, è quello con anche il caso d'uso di livello summary. Ora lascio voi giudicare quale dei due è più di immediata comprensione. Questo qui, completo, o quest'altro. Ok? Il mio consiglio è di non inserire nello stesso diagramma i casi d'uso di livello user goal e quelli summary, altrimenti esce fuori un piatto di spaghetti. Se avete molti casi d'uso di livello summary, può aver senso in un diagramma a parte indicare gli attori e i vari casi d'uso summary, ma soltanto quelli. Poi, in diagrammi a parte, andare, magari più diagrammi, andare a indicare i casi d'uso di livello user goal, raggruppati per tematica, ad esempio. Vi ricordo che lo scopo di un documento di requisiti, di cui i casi d'uso sono una parte, è quello di comunicare. Nel momento in cui questo scopo non viene raggiunto, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nei casi d'uso. Se non siamo efficaci, il risultato è che la comunicazione non è efficace, quindi l'informazione non passa. Quindi i progettisti non capiscono oppure il committente non capisce. Quindi a volte scientemente possiamo fare dei compromessi. Ma in generale la tendenza dovrebbe essere quella di rendere il nostro caso d'uso, il nostro documento di requisiti, semplice e comunicativo. Ok? Quindi questo era il primo punto del nostro esercizio.
Quindi la soluzione che io raccomando non è questa qui, che è quella completa, non è sbagliata per carità, però non è quella più facile da comprendere, ma è questa. Quanti di voi avevano messo tutti questi 5 goal? Un terzo? Ok. Chi invece proprio non l'aveva messi? E io spero che adesso magari uno di questi, tipo visualizzare lo stato, potrebbe essere un po' più sottile da individuare, come pure visualizzare la decisione. Ma leggendo i requisiti, 3 casi d'uso, ovvero creare l'evento, chiudere l'evento, indicare la preferenza, dovrebbero essere ovvi per tutti. Okay? Attenzione a leggere bene che cosa viene fatto. Ricordatevi soprattutto l'estensione temporale del caso d'uso per individuare il livello giusto. Sì. Allora, no, mettere la generalizzazione tra organizzatore e partecipante non è esattamente obbligatorio, uno potrebbe anche non farlo. Nella descrizione del problema non c'era scritto nulla. Mettendolo in questo modo, io dico che tutti i casi d'uso a cui partecipa il partecipante può anche partecipare l'organizzatore. Un altro modo è dire che togliere questa associazione e mettere ad esempio una partecipazione dell'organizzatore a indica le preferenze. In questo modo l'organizzatore può indicare le proprie preferenze. Okay? A questo punto non serve più indicare questa generalizzazione. Quindi questa è un'alternativa. Così però è un po' più ambiguo, nel senso che sembra che a questo caso d'uso partecipino sia l'organizzatore che il partecipante, cosa che in realtà non è vera, perché partecipa uno nel ruolo dell'altro. Okay? Quindi diciamo che questo non è un errore grave, però l'altra soluzione con la generalizzazione è un po' più precisa. La seconda cosa che era richiesta era descrivere un caso d'uso di livello summary che illustri l'uso generale del sistema. Noi potevamo metterlo nel diagramma prima, non metterlo. Il caso d'uso di livello summary però è molto utile perché mi dà un'inquadratura generale di cosa fa il sistema, o almeno una parte del mio sistema. Nel descrivere i casi d'uso utilizziamo questo template.
Quindi ho preso il documento che era anche disponibile, qui il link era disponibile nell'esercizio, e a questo punto vado a scrivere il mio caso d'uso. Quindi, l'abbiamo indicato prima, qual è l'obiettivo generale per cui abbiamo questo sistema? L'obiettivo generale è organizzare un incontro. Oppure, visto che nel nostro diagramma di prima abbiamo utilizzato il termine evento, manteniamolo qua. Quindi in questo piccolo dettaglio, il fatto che io lo chiami evento o lo chiami incontro, e il fatto che se io lo chiamo un po' evento, un po' incontro, mi confondo, spero che sia chiaro a tutti il motivo per cui è bene definire una terminologia univoca in partenza. Scope, il contesto di cui stiamo parlando. Vabbè, il mio sistema Doodle. Oppure sistema organizzazione o pianificazione, meglio, eventi. Il livello, beh, l'obiettivo è proprio andare a definire un caso d'uso di livello summary. L'intenzione, ecco qui, andiamo a descrivere una breve sintesi di qual è l'obiettivo che andiamo a raggiungere. Quindi, pianificare e calendarizzare un evento tenendo conto delle preferenze dei partecipanti. Qui, volendo, possiamo anche andare a indicare il fatto che il nostro sistema potrebbe supportare la pianificazione anche da parte di più organizzatori contemporaneamente, ma questo è un dettaglio, okay? Possiamo indicarlo o meno. L'attore primario qui è l'organizzatore e forse anche i partecipanti. Okay. A questo livello è veramente difficile andare a capire chi è attore primario e chi è attore di supporto. Okay. Se diciamo che l'obiettivo è quello di organizzare l'evento, probabilmente l'attore primario è l'organizzatore, mentre invece gli altri sono attori di supporto. Ma è veramente una sottigliezza che è difficile dirimere e di cui sinceramente non ci interessa molto. Quindi se mettiamo organizzatore come primary actor e partecipanti come attori di supporto, va bene, se li mettiamo tutti come primary actor anche.
Lasciamo un attimo da parte le altre sezioni che sono secondarie, queste. E andiamo invece a concentrarci sul main success scenario. Che cosa avviene? Se pensiamo all'esempio che abbiamo visto prima, dal vivo, che cosa è successo? Allora, l'organizzatore ha definito l'evento e ha inviato il link ai partecipanti. I vari partecipanti hanno dato le proprie disponibilità. Alla fine l'organizzatore ha chiuso l'evento. Quindi l'uno, l'organizzatore crea l'evento e invia il link di partecipazione ai partecipanti. I partecipanti indicano le proprie disponibilità. 3. L'organizzatore chiude l'evento o il sondaggio legato all'evento. E questa è la sintesi massima. In realtà questo secondo passo è scritto in maniera un po' ambigua, nel senso che non capiamo se i partecipanti lo fanno assieme, uno prima dell'altro, uno dopo l'altro, in parallelo. Per cui possiamo dire in qualunque, allora, ogni partecipante esegue il passo 2. Il passo 2 è il partecipante indica le proprie disponibilità. Oppure possiamo dirlo in altro modo. Passo 2 viene eseguito dai partecipanti invitati. Quindi volendo possiamo aggiungere un altro passo, quindi il partecipante, chiamiamolo così con la maiuscola così è chiaro che è l'attore, il partecipante visualizza lo stato, no scusate, non il partecipante ma l'organizzatore, visualizza lo stato attuale. In realtà non è un passo che avviene dopo
ma è un qualcosa che può avvenire in qualunque istante l'organizzatore visualizza lo stato attuale. L'organizzatore chiude l'evento e aggiungiamo ancora il partecipante visualizza il risultato o la decisione. In realtà questo passo 5 può essere eseguito da tutti i partecipanti invitati. Allora, diciamo che questa è la versione più dettagliata, ma anche la versione iniziale con i tre passi. L'organizzatore crea, il partecipante indica la disponibilità e l'organizzatore chiude, che era un po' più sintetico, poteva anche essere una soluzione accettabile. Il vantaggio di questa soluzione qui a 5 passi è che i 5 passi sono dei sottoobiettivi che, guarda caso, corrispondono ai 5 goal che abbiamo identificato prima. Per cui crea l'evento, indica le disponibilità, visualizza lo stato, chiude l'evento e visualizza la decisione. Se noi facciamo in questo modo, il caso d'uso di livello summary funge da indice per i casi d'uso di livello user goal. Quindi il summary è per l'appunto un sommario dei casi d'uso che andremo a descrivere dopo. Ok? Questo conclude il secondo passo del nostro esercizio.
Il passo successivo che veniva richiesto era descrivere i casi d'uso del livello User Goal relativi agli obiettivi che abbiamo identificato prima. Sì. Sì, allora è possibile indicare la visualizzazione dello stato come un extension del caso 2, sì. In quel caso lo scriverei come 2 parallelo a l'organizzatore, o comunque essenzialmente questo qua, in qualunque istante, l'organizzatore visualizza lo stato attuale. Lo indico come parallelo perché in realtà non è un'alternativa all'altro, ma è un qualcosa che può avvenire per l'appunto in parallelo, non necessariamente prima o dopo. Ok? Quindi o lo mettiamo come passo 3 così, oppure lo mettiamo come passo 2 parallelo A in questo modo. Allora, il caso d'uso scritto così è, tra virgolette, ben formato. Le regole sono sempre le solite. Adesso vi riapro le regole sono semplici, i passi devono essere da 2 a 9, scusate, da 3 a 9. Due è veramente difficile, nel senso che se abbiamo due passi, probabilmente questo non è un caso d'uso. Nel senso che non abbiamo nessuna interazione. L'utente fa questo e il sistema fa quest'altro, punto, finito qui. Non è un'interazione. Quindi 3, se vogliamo, è un numero minimo per avere un minimo di scambio tra il nostro utente, oppure tra due attori, il nostro utente del sistema, oppure tra due attori. Le frasi devono essere semplici, soggetto, verbo, complemento oggetto, eventualmente più frasi coordinate, soggetto, scusate, di nuovo soggetto, verbo, complemento e una apposizione. Se le frasi sono più complesse di così, dovrebbe suonarvi un campanello d'allarme che probabilmente state descrivendo troppe cose in un unico passo. E questi sono degli indicatori che vi dicono che il caso d'uso è stato scritto bene, è facile, semplice da comprendere. A questo punto il prossimo passo è
andare a prendere quei sotto-obiettivi che abbiamo fatto di proposito, corrispondono ai 5 goal di livello user, e descriverli come casi d'uso. Ma questo lo vediamo dopo una breve pausa.